Sono 8 i dipartimenti di eccellenza dell'Università di Milano Bicocca, la maggior parte degli 11 ammessi alla selezione nazionale e oltre la metà dei 14 complessivi dell'Ateneo. Medicina e chirurgia ha ottenuto il punteggio più alto in Italia nel suo ambito. La graduatoria dei 180 dipartimenti universitari eccellenti selezionati per il finanziamento previsto dalla legge di bilancio è stata pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il finanziamento totale che riceverà l'Università degli Studi di Milano Bicocca è di circa 60 milioni in 5 anni. Noi sappiamo già che nella VQR siamo fra i migliori atenei d'Italia, quindi l'aspetto della produzione scientifica del nostro Ateneo è oramai direi quasi stabile nella sua ottima qualità. Questo però è un provvedimento che va a non tanto analizzare la produttività scientifica, ma la capacità progettuale ed è questo che ci entusiasma in modo particolare. Poter progettare oggi con un lasso di tempo sufficientemente lungo, che sono i 5 anni, come fanno i migliori paesi al mondo, dove i programmi sono quasi sempre quinquennali, in tema di ricerca, ecco, è una cosa che fa molto bene a un'università, fa molto bene per tanti motivi, perché dà progettualità, dà futuro, permette di reclutare nuovi giovani, permette di reclutare nuove competenze, permette di creare valore, che al momento ancora non c'è. Quindi è vista proprio per riuscire a creare nuova conoscenza e l'impatto che questa conoscenza ha poi sulla società, non solo per i prossimi 5 anni, ma dai 5 anni in poi, no? Perché questo è un inizio. E crea una sorta di circolo virtuoso di produzione della ricerca. Milano in questo si posiziona molto bene perché oltre ai nostri 8 dipartimenti ce ne sono altri 12. E quindi 20 dipartimenti a Milano che hanno questo tipo di attività per i prossimi 5 anni possono veramente garantire un'università di grandissima qualità nell'area milanese e garantire anche una ricerca che poi ha sempre delle ricadute sul mondo delle imprese e dell'industria di elevato, di grandissimo livello. È con grande soddisfazione e piacere che commento il fatto che l'Università Milano Bicocca abbia avuto un risultato davvero straordinario nella valutazione di dipartimenti eccellenti, avendone ottenute 8 su 11 di quelle che erano state ammesse alla fase 2 di valutazione, che è un, diciamo, riconoscimento del valore e della qualità della ricerca nel nostro Ateneo, in particolare perché copre tutte le aree disciplinari o quasi, da quelle umanistiche a quelle mediche a quelle scientifiche. C'è quindi un grande, diciamo, momento di orgoglio per via del fatto che Bicocca si conferma tra le università più prestigiose e anche più performanti nel termine della ricerca. E poi c'è anche un valore aggiunto, oltre a quello economico, che è evidente ed è importante perché si tratta di 60 milioni di euro nei prossimi 5 anni che verranno a rafforzare un certo tipo di progetti. Ma la cosa che a me piace sottolineare che tutti i dipartimenti, anche quelli che non hanno ottenuto diciamo, l'etichetta di dipartimento eccellente, hanno fatto un lavoro molto importante, che è un lavoro raro, un lavoro che non era stato mai sviluppato in precedenza, cioè di guardare al futuro, di pianificare un'attività non su base semestrale o annuale, ma addirittura quinquennale, programmare delle attività in cui il dipartimento si trova a essere, diciamo, una unità, un oggetto, un unicum in cui l'obiettivo è comune e tutti, diciamo, i componenti del dipartimento lavorano o cercano di lavorare in quella direzione. Questo è stato un grandissimo sforzo e i dipartimenti hanno fatto un eccellente lavoro e questo riconoscimento premia non tutti, ma la maggior parte di questi dipartimenti che hanno contribuito in maniera così importante al successo di Bicocca.